Francesco Petrarca. Il Secretum. Tu sei ancora oppresso a destra e a sinistra da due catene infrangibili che non ti permettono di pensare né alla morte né alla vita. Quali sono le catene di cui parli? L'amore e la gloria. Per gli dèi che sento, e tu le chiami catene queste, e me le strapperesti se io lo permettessi. Ci provo, ma non sono certo di riuscirvi. De secretu conflictu curarum mearum, più nota semplicemente come Secretum, è la più importante opera in prosa di Francesco Petrarca. Composto in latino tra il 1347 e il 1353, il Secretum è un dialogo tra Francesco, l'autore stesso, e Sant'Agostino, rispettivamente nel ruolo di penitente e di confessore. Esso si svolge al cospetto della verità, che assiste come muta testimone e garante della sincerità delle affermazioni fatte. Perché proprio Sant'Agostino? La scelta dell'interlocutore si deve alla lettura e alla conoscenza approfondita dell'opera di Sant'Agostino, in particolare delle Confessioni, che Petrarca legge in un periodo di profonda crisi spirituale. Egli avverte profondamente la vanità delle sue passioni terrene, amore e desiderio di gloria, e vorrebbe staccarsene proprio come il fratello Gherardo, che aveva scelto la vita monastica. Il Secretum è suddiviso in tre libri che corrispondono alle tre giornate in cui è ambientato il dialogo. Nel primo, Agostino accusa Francesco di una mancanza di volontà che gli impedisce di raggiungere i propri obiettivi. Nel secondo, Francesco si sottopone a un esame di coscienza. Il suo carattere viene esaminato sulla base dei peccati capitali della morale cattolica. Tolta l'invidia, egli, secondo il punto di vista del suo interlocutore e confessore allo stesso tempo, si è macchiato di tutti gli altri, in particolare della superbia e della lussuria. Più grave di tutti è però il peccato dell'accidia, una forma di insoddisfazione e di insofferenza verso se stessi e verso il mondo. Il terzo libro è una vera e propria confessione. Sant'Agostino sollecita Petrarca a mettere a nudo tutte le sue debolezze. Il santo individua nell'amore per Laura e nell'attaccamento alla gloria i due maggiori vincoli o catene che ostacolano il riscatto morale di Francesco. Al termine del dialogo, Francesco riconosce razionalmente la verità delle parole di Sant'Agostino, ma ammette di non riuscire a trovare la forza di liberarsi da queste sue catene. Il finale resta così aperto. Il conflitto interiore di Francesco non si risolve in una scelta capace di pacificarlo. Nel Secretum, Petrarca mette in scena, proprio attraverso il dialogo, un conflitto interno alla sua anima tra due istanze. Da una parte, l'aspirazione alla perfezione morale, rappresentata da Sant'Agostino. Dall'altra, l'impossibilità di raggiungere tale perfezione, la debolezza e la fragilità umana di cui è simbolo Francesco, cioè egli stesso. Qui sta la differenza più significativa tra il Secretum e il suo modello principale, le Confessioni. Mentre l'opera di Sant'Agostino è la testimonianza di un cammino di conversione riuscito, compiuto, il Secretum non lo è affatto, perché Petrarca ammette di non essere così forte e determinato da rinunciare alle attrattive del mondo.